Sottili ha già scelto l'abito per il suo Arezzo. Contro il Renate mancheranno Sirri e Moscardelli e allora il 4-4-2 lascerà spazio al 4-2-3-1. L'allenamento dell'Arezzo è iniziato ben prima delle 10:30 quando la squadra è arrivata sul sintetico del Bonconte da Montefeltro. Prima del lavoro sul campo spazio all'analisi video dell'avversario, quel Renate che arriverà al comunale con il consueto 4-3-3. Dopo il riscaldamento e una partitella su campo ridotto, Sottili ha dato inizio alle prove tattiche. All'appello domenica mancheranno, oltre agli squalificati Sirri e Moscardelli, anche l'infortunato Dursi. Per il resto, tutti disponibili. L'assenza del capitano porterà Sottili a ridisegnare l'assetto tattico, facendo ricorso a uno dei due trequartisti della rosa. In difesa, insieme a Muscat, ci sarà Matteo Solini. La scorsa stagione in forza proprio tra le fila del Renate, dove ha collezionato tre presenze. Confermati Terzini, Luciani e Masciangelo. Con De Feudis e Foglia davanti alla mediana, Arcidiacono e Ianga sugli esterni. In attacco, più che scontato, l'impiego di Polidori come prima punta alle spalle del Rex Rimini toccherà uno tra Erpene e Grossi, con l'Argentino che sembra al momento in vantaggio. Tra le novità di formazione, potrebbe esserci anche l'impiego di Mattia Corradi come esterno destro, un ruolo già ricoperto dall'ex Cuneo ai tempi dell'Albino Leffe e che potrebbe tornare utile a partite in corso. Sabato allenamento al mattino all'interno del Comunale, come sempre la rifinitura in programma alle 10, sarà a porte chiuse.